Quattro stupende fanciulle. Dico quattro stupende fanciulle, le stiamo aspettando. Intanto ci siete voi. Accontentiamo. Va bene. Questa tiene un cornetto qua. Chi te l'ha regalato sto cornetto napoletano? Me l'ho preso io. Non c'è un uomo che ti regala un cornetto napoletano. Facciamo un appello qua, dai. Voglio dire, giovane, bella, però non siamo qui per fare appelli sentimentali. Ma dobbiamo fare la cosa dialettale, dobbiamo leggere il detto. Vai, lo leggi tu? Quello sotto, vai. Come ti chiami? Arianna. Arianna, non si ricordava manco il nome. Chica caga niente. Arianna, che raccontate? Dice le parolacce, a te le tutto. Che hai detto, Arianna? Che cosa? Chica niente, piace a Sikiru. Brava Arianna, tu di dove sei? Borgo Satollo. Ah, mo si spiegano tante cose. Restate con noi che tra pochissimo partiamo. Centro Anch'io. Centro Anch'io. Amiche e amici, ben ritrovati su Teletutto a Centro Anch'io. Tra pochissimo il proverbio, come da tradizione, ma ora andiamo tutti nella sala 10 di quella che sarà la rinnovata Pinacoteca Tosio Martinengo. Perché? Perché c'è il ritratto della sorella Europa di Lucia Anguissola. L'opera di oggi è un piccolo ritratto su tavola della pittrice cremonese Lucia Anguissola, che qui ritrae la sorellina Europa, a sua volta pittrice. Entrambe erano sorelle della celebre sofonisba Anguissola, una delle più importanti pittrici del Rinascimento. Nata intorno al 1548, Europa mostra qui di non avere più di 10 anni. Indossa una giacchetta scura completata da una camicia bianca con il colletto ornato di pizzi e cordini. I capelli biondi sono fermati da un infantile nastro rosa. Il dipinto annota con tenerezza i riccioli lanuginosi sulla tempia, il volto pieno e i grandi occhi spalancati. L'esecuzione raffinata si accompagna a un'intonazione intima, delicata e confidenziale che trasmette il senso di una serena dolcezza. Pronti con l'aforisma di oggi, chi ga nient è il viaggio sicuro. Noi dobbiamo viaggiare perché dobbiamo chiederlo, andiamo. Ovvero vuol dire che chi ga nient è scarsela, i va tranquilli perché tanto i ga niente a spendere. Però... niente, oltre che niente, oddio i ga mien alla casa se les duro. Però proprio niente, magari no. Però, dica niente. Che belle. Preoccupazione, che niente, proprio. Se quello che hai lo vuoi dare a me, io non mi offendo. Ma no, ho già promesso un altro. È andata male. No, infatti, chi non ha niente viaggia sicuro, perché se non hai niente non ti posso rubare niente. Io invece sono, come vede, carica, per cui è meglio che me ne vada, la saluto. Davide e Daniela, amici in piazza Paolo VI, chi ga niente il viaggio è sicuro, caro Davide, che significa? Chi non ha niente il viaggio è sicuro. Vero? Viaggio sicuro che è in auto, in bicicletta, in treno? Ovunque. Ovunque? Cioè tu non hai proprio nulla? No, io sono temerario, porto qualcosa. È temerario? L'unica cosa che porta con sé sono i suoi problemi, poi ha qualche problema qua, quello lì, cioè. Cioè, ma... mia compagna di classe ha avuto dei passati. Io fossi in te mi farei bocciare per non averla più come compagna, sai? Sì, ci stiamo pensando tutti qua. Bravo, ma non fatevi bocciare, adesso andiamo a interrogare Lupo Antico in via Albertano da Brescia. Siamo tornati da Lupo Antico in via Albertano da Brescia, guardate che negozio strepitoso, eh? Uno showroom dove potete incontrare tutte le vostre, soddisfare tutte le vostre esigenze, vero Mauro? Il Lupo Antico è lui, Mauro? Certamente. E cosa si trova qui? Qua potete trovare tutti i prodotti certificati, dalla semplice zanzariera alla porta blindata non plus ultra che c'è oggi in commercio, e tantissime altre bellissime cose. Ma allora si va alla grande, perché lui non è che si improvvisa, 18 anni e passa che svolgi questa professione. 18 anni di attività, ci siamo ancora. Puoi andare a votare, lo sai, dopo 18, a 18 anni. Chi ga niente il viaggio sicuro, caro Mauro, vero? Chi non ha niente, chi non ha soldi, chi non ha cose, può viaggiare sicuro. Tanto. Credo.
Io porto via niente. Non fregano nulla, tu invece hai tante cose da vendere, da offrire, da montare, tutti i clienti soddisfatti, vero? Benissimo. Cara signora Eleonora, chi ha niente il viaggio sicuro, cioè? Chi non ha niente viaggia sicuro, sereno, spensierato. Sì, però se non hai niente, neppure il biglietto in treno e ti becca il controllore, non viaggi sicuro. Fai senza viaggiare in treno. Ma davvero con meno si ha e con meglio si sta tante volte, Eleonora? Dipende, se ci si accontenta. Si gode. Esatto, bravo. È una persona che si accontenta? Sì, direi di sì. Spieghiamolo allora, va bene? Chi ha niente è il viaggio sicuro, ovvero chi non ha nulla, non possiede ricchezze, benessere, viaggia sicuro, non teme i furti. Beh, insomma, grazie, alla prossima, ciao!